diretta. Siamo stati altre 6 ore a guardare i cartoni. E se non è ancora sufficiente, vi ho anche detto che abbiamo visto insieme la partita di baseball che è iniziata alle 2 esatte e che voi avete interrotto quando vi siete presentati alla porta di casa. L'unico periodo di tempo che non abbiamo passato insieme è stato quando sono andato di là a fare il bagno. Ma beh, non sarebbero certo bastati quei 30 minuti per andare e tornare dalla scena del delitto. E comunque il bagno l'ho fatto più o meno a metà mattina, vale a dire verso le 11 circa. E se non erro, a quell'ora l'omicidio era già stato commesso. Non sono d'accordo. Eh? Eh? Ci sono un sacco di cose che si possono fare in mezz'ora. Infatti si può fare il caffè, guardare la televisione e persino duplicare dei filmati. Cosa? Hai detto duplicare? Esatto, duplicare filmati. Ma sì, certo. Se hai impostato il timer per registrare il programma in diretta prima di uscire, ha potuto poi sovrainciderlo sulla registrazione che Chiba ha fatto sulla differita. Oltretutto, si trattava del segmento sulla cucina che durava solo 4 minuti. E avendo 2 videoregistratori, 30 minuti bastano per la duplicazione. No, un momento. Se non ci fosse stata l'ora visualizzata durante la registrazione, io me ne sarei sicuramente accorto. Beh, io mi chiedo una cosa. Immagino che quei biglietti attaccati sullo schermo, lei si è abituato a vederli. È probabile che l'ora non fosse visualizzata e lei l'ha solo immaginata pensando che fosse nascosta. Quindi non può sapere se era o non era visualizzata. L'ha solo dato per scontato. Perché in genere nei programmi in diretta l'ora nel riquadro compare sempre. E poi lei sapeva perfettamente che l'angolo della cucina arrivava dopo le previsioni medie. E quindi penso che non avesse alcun bisogno di verificare l'ora esatta. Ricorda, ha anche parlato della notizia flash su Hyde, comparsa in sovraimpressione nel programma alle 7 in diretta. Sì, esatto. Se lei stava effettivamente guardando quel programma, prima o poi avrebbero commentato la notizia in studio. In genere funziona così nei programmi della mattina, o mi sbaglio? Potrebbe essere un segmento registrato su cui è stata fatta passare la notizia in sovraimpressione. Ehi, Chiba, se non sbaglio hai detto che quella notizia non era stata commentata in studio, vero? È così. Se non ricordo male, la notizia flash è passata sullo schermo mentre Chiba era a fare il bagno. E in ogni caso non dovete dimenticare un particolare, che poi abbiamo passato altre 6 ore davanti allo schermo a vedere i cartoni animati che avevamo in videocassetta. Spero proprio che non ve li siate già scordati, perché si tratta di un sacco di tempo. Con i 30 minuti che Chiba ha passato di là a fare il bagno, si arriva a un totale di circa 6 ore e mezza. Se avessimo guardato la differita delle 9, avremmo smesso con i cartoni alle 16 e la partita sarebbe già stata finita. E poi voi siete arrivati qui a casa prima delle 4, se non sbaglio. Aspetta, adesso che mi ci fa pensare? Quindi non avrei mai avuto il tempo di uscire? Un attimo, per essere più precisi, a che ora avete iniziato a guardare i cartoni animati? Ah, ve l'ho già detto, abbiamo cominciato più o meno alle 8. Io non lo stavo chiedendo a lei, mi riferivo a loro. Saranno state più o meno le 16:10. Almeno mi sembra. E adesso sono le 18 circa. Significa che sono passate quasi 2 ore da quando hanno iniziato. Esatto. Ehi ragazzi, che episodio state guardando? Ah, tecnica segreta di Yaiba! Insomma, vi ho fatto una domanda. Che episodio state guardando? Uffa, è l'ultima parte del 6° episodio. Questa è la scena clou. Stai zitto e non disturbare. Il 6° episodio. Va bene, ma non scaldatevi. A giudicare da quanto hanno detto, allora gli episodi non durano 30 minuti l'uno. Eh? L'avventura di Yaiba. Presto, vai avanti al prossimo episodio. Sì, subito. Bene, vediamo qual è il titolo. Ah, sì, ho capito. C'è la pubblicità. No, si sbaglia, quella non c'entra. I ragazzi sono talmente impazienti di vedere il seguito che saltano la sigla di chiusura e anche l'anticipazione. Se poi andiamo avanti velocemente e saltiamo anche la sigla di apertura, ogni episodio dei cartoni animati in genere non dura più di 20 minuti. Chiba, dimmi, avete fatto così anche voi? Beh, penso di sì, almeno credo. Certo, 12 episodi, 240 minuti. E cioè 4 ore in tutto. Adesso capisco. Anche se la trasmissione del mattino è stata posticipata di 2 ore, lui non se n'è accorto perché credeva che i 12 episodi dei cartoni durassero 30 minuti l'uno. E così ha potuto guardare l'inizio della partita di baseball alle 14. Un piano molto astuto. Oltretutto, se tu sei andato a fare il bagno a metà mattina, questo può aver contribuito a confondere ulteriormente i tempi. E anche se avesse guardato la partita dopo l'inizio, non avrebbe saputo di quanto era in ritardo. Data la situazione, era molto difficile fare calcoli precisi. Sì, però Chiba, dopo essere andato in bagno, è venuto un momento anche qui in cucina. Avrai controllato l'ora, no? Sì, certo, l'ho fatto, ma non ho notato niente di strano. L'orologio deve essere stato manomesso. Eh?
Vuoi dire che le lancette erano spostate? Prima di svegliare Chiba, Kato ha portato l'orologio indietro di 2 ore, sia in salotto che in cucina. Mentre l'agente Chiba era assorto davanti alla televisione, il signor Kato ha manomesso gli orologi. Fin qui è tutto chiaro? Sì, certo, chiarissimo. L'orologio del salotto è sulla parete opposta a quella della televisione. E per manomettere quello in cucina basta chiudere la porta per non farsi notare. Non è stata un'impresa impossibile. Ma ce n'è uno in camera da letto e un altro si trova nell'ingresso. Sì, ma l'agente Chiba si è addormentato in salotto ieri sera. È vero che è andato in bagno questa mattina, ma il cambio dei vestiti si trova qui. Forse l'orologio in camera non è stato manomesso perché ha pensato che l'agente Chiba non ci sarebbe andato. E che cosa mi dici di quello che c'è all'ingresso? È l'unico che non era necessario toccare. Se qualcuno avesse fatto notare che aveva un orario diverso dagli altri, si poteva dire che era difettoso. In effetti ha ragione. Sono assolutamente sicuro che il signor Kato fosse pronto ad andare ad aprire la porta per primo nel caso che qualcuno avesse suonato. Non credo di sbagliare. Adesso che mi ci fai pensare, è stato lui ad aprire quando siamo arrivati noi. Ehi, moccioso, tu che prove hai per incriminarmi? Proviamo a chiedere all'agente Chiba. Forse le ha trovate lui. Beh, spiegati meglio. Kato. Tutti gli orologi della mia casa sono sempre avanti di 5 minuti. Lo faccio per non alzarmi tardi. Sono appena andato a controllare quelle in salotto e quelle in cucina. E ho notato che, diversamente dal solito, oggi sono impostati sull'ora esatta. Sei stato tu, Kato, a manometterli. Non starai dicendo sul serio. Non possono incastrarmi soltanto perché i tuoi orologi non sono come al solito. Per un'accusa così grave servono ben altre prove. Non possono incriminarmi per quello che hai detto. Ah, sì? Sono sicuro che le altre prove le troveranno presto. Sì, giusto. Ma? Fatemeli avere. I nostri uomini hanno appena ritrovato uno zaino nero attaccato a un peso nel tratto di fiume che va da qui alla scena del delitto. Dentro c'erano una maglietta e pantaloni macchiati di sangue. Sempre nello zaino è stato ritrovato un impermeabile grigio che è stato presumibilmente indossato sopra la maglietta. Inoltre, in vari punti dello zaino si notano chiaramente alcune impronte digitali rossastre. Il colpevole potrebbe averle lasciate impresse quando ha dovuto riporre nello zaino gli indumenti macchiati di sangue. Naturalmente sappiamo a chi appartengono queste impronte, mi pare evidente. Per giunta, l'auto che ha noleggiato ieri sera è stata ritrovata in un parcheggio situato vicino alla scena del delitto. Naturalmente controlleremo anche quella. Non c'è più niente da fare. Avevo intenzione di ripulire la macchina dalle impronte di sangue in un secondo tempo, ma ormai mi sembra del tutto inutile. E allora sei stato tu! Ti sei servito di me! Come hai potuto farlo? L'hai usato per poterti costruire un alibi su misura. Sì, ero convinto che la polizia avrebbe creduto alla tua testimonianza, visto che sei un agente. Come hai usato? Con che coraggio?